Al campo comunale di Ferentino si affrontano per il campionato primavera Frosinone e Crotone, padroni di casa con Galantini in porta, Cococcia, Mastrantonio, Pedrazzini e Contucci in difesa, Centra, Gori e Rico a centrocampo, Daguano a supporto di Modesti e Tribelli. Risponde il Crotone con Tabocas in porta, Federico, Capone, Mbaie e Nicoletti in difesa, Cimino e Gennari a centrocampo con Borello, Barilari e Galli a supporto della punta avanzata Dubikas. Parte bene la formazione di casa che ci prova già al secondo minuto. Il pallone arriva al numero 11 Tribelli che non trova però l'impatto con la sfera. Nulla di fatto, il Crotone si salva. Qualche istante più tardi è Modesti a provarci direttamente sugli sviluppi di un calcio d'angolo con il pallone che termina sul fondo. Si fa vedere il Crotone al decimo, il tiro da parte di Barillari, il pallone che toccato da Galantini, termina sul palo, si salva il Frosinone, poi ancora il Crotone con Dubikas che qui alza troppo la mira. Al 35esimo del primo tempo arriva il gol del vantaggio del Frosinone, il pallone messo al centro da Gori sui sviluppi di uno schema, il gol di Pedrazzini, difensore centrale ex Lazio che mette in rete da pochi passi. Per il gol del vantaggio del Frosinone rivediamo il cross da parte di Gori, il tocco di sinistro di Pedrazzini sotto misura. Prova subito a rispondere il Crotone, qualche istante più tardi con Borello che entra in area di rigore, angola però troppo la conclusione, palla sul fondo, poi ancora Crotone. Nel finale del primo tempo ci prova anche Gennari, il tiro dalla distanza termina però di poco a lato. Ad inizio ripresa arriva l'Eurogol da parte di Barillari che rimette il punteggio in parità, il numero 10 del Crotone stoppa la sfera e poi con il sinistro carica un tiro imprendibile per Galantini che tocca la parte bassa della traversa e termina in rete per il gol dell'1-1 del Crotone, che vediamo anche in questo caso il replay con lo stop da parte di Barillari, qualche protesta del Frosinone che sostiene il giocatore abbia toccato con la mano, poi il gran tiro di sinistro, palla sotto la traversa e gol dell'1-1. Il Crotone prende coraggio, ci prova ancora qualche istante più tardi con la sfera che arriva a Galli, prova il tiro di sinistro, palla sul fondo, si salva il Frosinone. Al decimo del secondo tempo arriva il gol del vantaggio, recupera il pallone Gennari a centrocampo, poi Barillari serve il numero 11 Galli, il tiro poi ancora riprende Barillari con il sinistro, palla in rete e doppietta del numero 10 del Crotone. Per il gol del 2-1 il vantaggio della formazione ospite, rivediamo la respinta di Galantini. Barillari di prima in attenzione di sinistro mette il pallone in rete per il 2-1, risponde però il Frosinone al 19esimo, il pallone sulla destra per Cococcia, il cross perfetto al centro per il neoentrato Palmieri, la girata di destro e la palla in rete per il gol che vale il 2-2. Al 19esimo del secondo tempo il Frosinone torna in parità, rivediamo il cross di Cococcia dalla destra, la battuta di prima intenzione di Palmieri per la rete del 2-2. La gara rimane viva e ricca di colpi di scena. Qui ci prova Origlia con il destro, palla alta sopra traversa. Poi il Crotone dalla parte opposta al 27esimo. Il tentativo da parte di Dubikas con la respinta di Galantini. Poi ancora il Crotone in avanti, sempre con il numero 9. Dubikas che qui prova il sinistro, Galantini con i piedi. Poi la respinta, ci prova ancora Barillari. Nulla di fatto. Il Frosinone su calcio piazzato. Con il pallone calciato da Enrico si salva Tabocas che mette in angolo, poi ancora il Crotone nel finale al 38esimo, ancora un'opportunità per la formazione ospite, il pallone per Galli blocca Galantini ed è questa l'ultima emozione del match prima del triplice fischio finale del direttore di gara con Frosinone e Crotone che chiudono per 2-2.